questione luminare, quest'estate è andato tutto bene, quest'estate in qualche maniera sono svolte delle manifestazioni, c'è stato un afflusso, c'è stata la festa patronale, c'è stata qualcosa. Diciamo, se poi comunque molto criticate da chi non vuol bene a questa città, noi dobbiamo partire da questo, perché c'è gente che non vuol bene a questa città, che secondo me offende e mortifica la città anche in quegli articoli che molte volte escono, che non a caso dico, qualcuno dovrebbe iniziare a pensare che il male non lo fa a me, non lo fa a partita IVA, non lo fa agli altri, ma lo fa alla città, ai cittadini e all'economia di questa città. Quindi io inviterei un po' tutti a una discussione seria e concreta su quelle che sono le questioni. E poi mi pare strano che un giorno si criticano chi fa queste manifestazioni, il giorno dopo dicono sono belle queste manifestazioni. Insomma, qualcuno si deve mettere d'accordo con la Con la propria propria coscienza, coscienza. se no poi facciamo male. Senza dimenticare che noi abbiamo necessità di far ripartire questa città. Il tema è semplice perché le luminarie sono state mondate, diciamo, la nave, che è quella che si chiama Titanic, era giù al fossato, che deve scontare un'autorizzazione per quanto riguarda la sovrintendenza, non va lì, si mette a mestri d'ascia, naturalmente bisogna completare le autorizzazioni, perché lì c'è una questione che a breve affronterò anche con gli altri enti. Dobbiamo capire il rapporto tra quella che è il Comune di Manfredonia, quella che è la capitaneria e quella che è l'autorità portuale. Io faccio un esempio molto semplice. Mi spiegate perché nel 2021 su quella stessa piazza, Maestri d'Ascia, qualcuno ha fatto una manifestazione, faccio nome e cognome, manifestazione di con Emiliano, dove c'erano anche vendite di prodotto, grigliate, e nessuno ha detto niente, tutti in silenzio. Era il periodo dei commissari, non era neanche il periodo della politica. Oggi che l'amministrazione, con questi volenterosi privati, che mettono queste cose, ogni manifestazione che fa si alza uno a dire state facendo qualcosa di illegale. Allora devo pensare che le manifestazioni fatte sotto i commissari, ordinato, io parlo di agosto di 2021, No, ma anche un anno fa, un anno un anno fa, fa vuol dire che i i commissari commissari, hanno quindi agito allora, ecco, legalmente. allora scusa, dove c'è la situazione illegale? Era illegale prima o era legale prima? Perché adesso lo stesso posto viene attenzionato da tutti e soprattutto viene attenzionato da chi naturalmente continua con questi comunicati, con questi scritti, anche su testate giornalistiche che secondo me dovrebbero un po' capire che il male lo fanno alla città. Com'è che prima tutto andava bene, nessuno parlava, anzi si criticava queste persone che forse eravamo noi a dire che state facendo bene, e oggi ogni cosa che facciamo, tutto viene messo in discussione. Là non si può fare, Maestri d'Ascia non si può fare, quindi io adesso sapete cosa farò? Convocherò l'autoportuale, convocherò la capitaneria insieme al comune e dirò: signori, questa piazza, poiché l'idea della città è quella di uno sviluppo turistico legato alle tradizioni, legato alla cultura, legato alle manifestazioni importanti come può essere queste delle luci del golfo, e si devono fare là perché quella è, diciamo, l'ambito bello con il mare dietro e tutto quanto. Mi fate capire se prima dell'insediamento di questa amministrazione le cose si facevano, si può fare, e adesso è tutto illegale? Allora facciamo ordine a questa cosa. Se mi dite che lì appartiene all'autorità portuale o appartiene non so a chi e non appartiene al comune, prendetevela. Prendetevela. Noi sappiamo che non ce l'abbiamo più in dotazione, E non non la si facciamo niente utilizza più. e non si utilizza più. Però Ma poi se non si deve utilizzare neppure per il e per il futuro. futuro, sapete cosa diventerà quello? Un ricettacolo, diventerà Certo, un già lo è abbandono di rifiuti, di cose. È la attualmente. stessa cosa, insomma, la stessa discussione va fatta anche con la sovrintendenza e con gli altri. Scusate, l'anno scorso, stesso periodo, prima, sono state messe delle arredi Ma nel anche fossato. negli anni precedenti, Adesso mercati di Natale. non si può fare più. Mi spiegate perché? Dove c'è? Perché? Non vorrei pensare che forse, come è detto prima, questa città vuole iniziare a crescere in maniera, diciamo, consapevole delle proprie potenzialità e qualcuno vuole mettere un freno. Io dico questo che non ci riusciranno, perché le mie azioni saranno decise, convinte, a sostegno di chi vuol crescere questa città. E come dico io, chi vuol venire in questa città per farla crescere dando un contributo, le porte sono aperte. Chi vuol fare cose diverse, naturalmente,
avrà sempre le porte chiuse da parte mia. Sindaco, è il cittadino comune, l'uomo della strada che si chiede, proprio si pone questa domanda, dice: perché l'anno scorso tutto andava bene quando non c'era l'amministrazione Rotti, cioè ci stavano i commissari prefettizi, ma anche precedentemente, quando c'erano anche le vecchie amministrazioni, ricordiamo che ci sono stati i mercatini nel fossato del castello, ci sono state tante attività e tante iniziative, insomma è effettivamente è paradossale, però tutto quello che si sta è tutto paradossale. Io la chiamo la città di tutti i problemi, è tutto paradossale, però ti continuo a dire, su tutte le cose ci metterò la mia faccia, anche su questa cosa interverrò per capire qual è la soluzione migliore. Però ecco Vincenzo, quello che bisogna capire, che tipo di impostazione, che tipo di rapporto bisogna creare in questa città. Allora, questa città è una città che deve vivere, per cui queste manifestazioni si devono fare e qualcuno deve capire che si faranno, si continueranno a fare. Purtroppo queste azioni di delegittimazione, queste frustrazioni, perché questa gente frustrata non vuol bene alla nostra città, continua a fare quello che vuole, noi andremo avanti.